Allevatore di Rampogno Verna aggredito da tre lupi mentre cercava di difendere le sue capre in alpeggio all'Alpe di Ossuccio. Un episodio che riporta sotto i riflettori la difficile convivenza tra l'uomo e gli animali selvatici. Ero in alpeggio, c'erano le capre dappertutto, siccome che il giorno prima ne mancavano una trentina. E quando ho fatto fatica a radunarle, quando le ho radunate tutte assieme, all'improvviso dal di dietro sono arrivati tre lupi. Due continuavano a fare il giro alle capre e uno mi ha preso i pantaloni e mi è saltato addosso con le zampe. Attimi di paura per l'allevatore che, urlando, è riuscito ad allontanare i lupi, rimediando comunque una ferita alla gamba e una camicia stracciata. All'appello mancano oggi 15 capi di bestiame, probabili vittime degli animali selvatici. Saranno sicuramente morte o saranno fatte correre giù in quelle valli lì, speriamo anche morte, ma di ritrovarle. Un episodio preoccupante. Sì, un episodio preoccupante perché non si può più lasciare né capre né pecore né alpeggio se andiamo avanti così con questi lupi. Un episodio che porta gli allevatori a chiedere interventi urgenti per la gestione delle specie selvatiche. Il territorio è infatti invaso anche da cinghiali e cervi che arrivano fino alle abitazioni, distruggendo campi e raccolti. Ora anche la presenza dei lupi in alpeggio provoca grande preoccupazione. Qual è il danno per voi allevatori? Il danno per noi allevatori è che le capre sono qui in stalla e dobbiamo dargli ancora il fieno, più che gliel'abbiamo dato tutto inverno.